Continua a stupire l'Italia di Roberto Mancini, 4 vittorie su 4, 2-1 sulla Bosnia con un gol all'86esimo di Marco Verratti, Italia che soffre nel primo tempo, passa in svantaggio per un gol di Edin Dzeko, grande protagonista soprattutto nella prima fase della gara, poi l'Italia viene sulla qualità della squadra di Mancini, che trova il pareggio subito al 49esimo con un bellissimo gol di Lorenzino Insigne su assist di Bernardeschi, dalla destra colpisce al volo un gran tiro, veramente gli viene fuori, che si infila all'angolino alla destra del portiere, veramente un bellissimo gol per lui. Altrettanto bello il gol di Marco Verratti su assist ancora di Lorenzino Insigne, dalla sinistra un bel destro all'angolino, una bella serata per l'Italia. Italia che continua a vincere e continua ad esprimere un bel gioco nonostante qualche indecisione in difesa. Ragazzi, per favore, un mi piace a questo video e un'iscrizione al canale in questo momento. Sono veramente gli istanti finali di questa partita, veramente l'Italia che ha un altro piglio rispetto all'Italia di Ventura. La Bosnia secondo me è una squadra che ha più qualità della Svezia per esempio o di altre squadre europee. L'Italia che ha sfiorato il terzo e il quarto gol in varie occasioni, addirittura con Lorenzo Insigne di testa, ancora con Chiellini di testa, o se segnava Insigne di testa, ragazzi, era veramente una cosa da matti contro questi bosniaci. Bosnia squadra rognosa, Dzeko un avversario veramente rognoso per la difesa italiana, guidata all'Allianz Stadium da Bonucci e Chiellini. Comunque l'Italia che conferma il trend positivo, ancora un'altra bella vittoria, 4 su 4 nel girone, prima in classifica, 12 punti. La Bosnia è un po' inguaiata, 4 punti, però è una squadra che ha dei giocatori che quando vogliono giocare, quando vogliono mettere in campo Dzeko, secondo me quando è in serata e vuole veramente giocare a pallone, è un giocatore tra i primi 5-6 al mondo in quel ruolo, ancora in questo momento, ancora all'età che ha Dzeko, e se l'Inter lo prendesse sarebbe secondo me un ottimo acquisto. Molto bene il solito Barella, mi è piaciuto anche Emerson Palmieri, grande serata per Insigne sicuramente, e l'Italia che porta a casa una bella vittoria, si assicura il primo posto nel girone, 12 punti, punteggio pieno, veramente complimenti a questa nazionale di Roberto Mancini che sta veramente convincendo e portando a casa anche risultati. Certo, test più probanti devono ancora venire più là, però diciamo sta partendo veramente con il piede giusto, sta puntando su un gruppo di ragazzi veramente che ha del talento, e pensiamo anche ai ragazzi che stanno fuori, che non hanno giocato stasera. C'è veramente tanta tanta roba che è rimasta fuori stasera, uno su tutti Zaniolo, che vorrei vedere al più presto con la maglia della nazionale esprimersi ad altissimi livelli. Ragazzi, buonanotte, domani vediamo se ci sono degli aggiornamenti sulla situazione allenatore Juventus. Ciao.